iniziato questo big match in Serie A che vede affrontarsi i Cuba Libre e i Fistola, il derby dello staff che vede affrontarsi John D'Orso, il videomaker del torneo, contro l'arbitro Apicella che si allaccia gli scarpini a bordo campo, arrivato in ritardo. I suoi hanno dovuto sopperire momentaneamente all'assenza. Conclusione col destro, arriva alla rete del vantaggio per i Visto, l'azione di rimessa, schema a liberare il destro all'angolino piazzato di De Vita, 1-0 Pistola. Passaggio breve d'attualità. Rubinacci rischia, arriva la conclusione col destro. Riparte De Vita, poi Pane la perde, l'esposito la regala però a Mele, Mele largo per Boniello, 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 che gol! E Boniello che trova l'angolino, un diagonale imprendibile il suo, e arriva la rete del 2-0 per i Fistola. Qual è la maglietta, Bonni? La maglia bianca che ti fa un bel fisico. Smagra. Asciutta e brava, maglia la Maria Vincenzi alias Perin. Poi c'è un altro Perin gemello al fratello Perin. Qui l'errore di Rubinacci. De Vita, De Vita! Apre il piattone. Brucia. Paradiso in uscita. Arriva il 3-0 in contropiede dei Fistola, completamente piazzati. I ragazzi di Fontana tutti in avanti alla ricerca del pareggio. Primo al torneo, si gira. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 3-0 in favore della Fistola di John D'Orso. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del derby tra Fistola e Cuba Libre, derby dello staff. Poi ce ne sono fin troppi, sì, però già la prima giornata già abbiamo fatto subito Enzo contro di me. Sì. Primo tempo però è stato senza storia in favore di della squadra di D'Orso, che si è imposta per 3-0 fin qui. Maiorano non si è neanche dovuto sporcare i guanti, Apicella non è entrata in partita. Una Cannolicchio alza questo campanile che Apicella mette giù con grande classe. Apicella poi difende palla. Quanta classe. Calcia in diagonale. Fondo. Evangelisti recupera la palla, poi la mette dentro per Apicella, anticipato. Passaggio orizzontale non si fa, Fabio. Passaggio più pericoloso della storia. Mi sarei ammazzato nel sonno. Che incubo hai fatto? Giuro, non so perché, non mi ricordo neanche come, però mi sono segnato a pallone. Comunque è lui che secondo me ha fatto lungo qualcosa. Conclusione col destro, ancora Paradiso. Mette in corner. Ho capito, l'ha atterrato netto. Mano D'Orso! No. Mamma mia! Occhio. Qua vado io, Ma va D'Orso col destro! Traversa! Mamma mia! Madonna santa! Ha tirato totalmente scoordinato. Però te lo dico, la testa, se questa è polemica, allora gli altri lo potessero. Vabbè, vengo però educati in questo senso. De Vita la mette dentro, no, D'Orso! La fisica, la palla è rimbalzata fuori e poi è entrata dentro. Sbagliando, ma stiamo sbagliando! Segnato di tacco a giro. Incredibile, ragazzi, un uomo perché, John D'Orso.
Che gol! Me lo devi colpire. Ma dopo c'è la premiazione. Io scrivo 4-0 dorso per sbaglio. Sì, sì. Porto tale qua nella parete. No, dorso contro la fisica. No, per sbaglio contro la fisica, proprio ha fatto un gol così. Poi c'era Ciccio Candela. Ciccio Candela nella vergogna. Cioè era Candela proprio. Era proprio cavallo. Era Candela. Ah, era cavallo, bravo. Checco cavallo con 10 anni. La brazza. Era Checco Candela ha portato quello. Candela, non era Checco cavallo con 10 anni. E 10 capelli meno. Non lo so, lo sai, non lo so, non ho idea, penso Maiorano. No, Perin. Ah, Perin. Siete due. Apicella la prova! Mamma mia! È incredibile il numero di Apicella. Che acrobazia, ragazzi, solo lui può fare questi numeri. E poi Evangelisti. Il primo tempo, ho visto, mi ha detto scusa, però dai, ti ho fatto fallo prima, lui aveva fatto fallo prima, dimenticato. Bello. Ci prova qui Mele a emulare la giocata precedente di Apicella. Dimenticato. Ma il pallone è terminato. Ma che cosa ha fatto? Sei un collerico. Infatti non potrei arbitrare con tutte le fasi finali, Non c'è il pallone di De Vita dentro! Che azione! Nella fistola che vale la manita, la rete di Mele su assist di De Vita arriva il 5-0. Apicella non riesce a mettere giù. Poi con un numero Apicella, se ne va! Apicella! Apicella il destro! Maiorano lo ferma! Cosa ha fatto Apicella? Doppio tunnel! Col pallone che danzava sulla linea. Poi arriva la rete del 5-1 di Rapina alla fine. Come autogol? Vengono premiati per i Cuba Libre. Fontana, tiro cross, Evangelisti non arriva. C'è stata una deviazione, rimessa laterale. Incredibile. Ancora in avanti i Cuba Liber. Liberis, Bertum Libere, è rovinato. Accompagnato da Mele, il suo procuratore, quest'oggi la vittoria della fistola per 5-1. Migliore in campo, difensore dei bianchi, una grande prestazione. La vostra squadra arriva anche. Capitano, però. No, spirituale. Esatto, spirituale. Ha segnato anche lui oggi, quindi il tempo è più importante. Una parola a piovere. Anche sbagliato il rigore, lo devo ricordare. Non è vero, è portiere la parata incredibile. È improvvisato. È una parata incredibile. La porta si è ripicciolita. Una bella vittoria, no? Di giocato di squadre, veramente tutti oggi. Come sempre. È stata una grande partita. Grazie comunque all'assenza di terzino destro, Banner. L'altro pane, grazie. È un problema di solito, oggi senza di lui abbiamo giocato benissimo. Ciao, ma oggi la partita stiamo giocando un po' meglio rispetto a noi. Pane sia la lotta. Un giro di ritorno, c'è anche giro di ritorno. La Serie A, facciamo la primavera. Infatti, giro di ritorno gioca la primavera. Allora, aspettiamo i giovani che saranno a livello dei. Sono più forti. Perfetto, allora. Vicini della Cleo. Perfetto, allora complimenti. Grazie. La mamma.